Benvenuti amici, oggi parliamo di un nuovo video ancora e parliamo dei mezzi dei vigili del fuoco. Questo qua è un mezzo che sparge liquido e questa qua è la scala dei vigili del fuoco. Sono stati ingegnerizzati dai miei nonni, questa è la scala, mio nonno materno, il padre di mia mamma era ingegnere meccanico e lui e la moglie, l'ingegnere elettronica Antonietta Miele, questo è mio nonno, hanno progettato i mezzi dei vigili del fuoco. La moglie, mia nonna, eccola qua, e allora hanno progettato i mezzi dei vigili del fuoco, io li ho disegnati e quindi praticamente sono a firma nostra. Io mi chiamo Francesco Iadaresta, sono nato a Praia a Mare, dove ho disegnato questi mezzi, ma li hanno progettati a San Felice a Cancello. I miei nonni invece sono di origine tedesca e sono venuti qui dalla Germania, a San Felice a Cancello, in questa valle. Quindi in questo momento siamo a Santa Maria a Vico, però al paese al fianco. Quindi mi chiamo Francesco Iadaresta. Oltre a inventare i mezzi per gettare l'acqua, l'autopompa dei vigili del fuoco e la scala dei vigili del fuoco, abbiamo brevettato pure l'autospurgo dei pozzi neri, quindi parente di questi mezzi, e l'estintore è sempre un brevetto che ho fatto io. Non solo, ma la porta antipanico è stata brevettata nel 1986, sia quella a lammaglio angolare che quella a lammaglio armonico, e anche il pulsante per i vigili del fuoco, quindi tutte quante tecnologie che abbiamo brevettato noi. Inoltre il sistema antincendio, sarebbe quella che butta acqua dal soffitto, è stato brevettato negli anni 40, sempre dalla mia famiglia. In questo caso c'entra pure mio nonno paterno, ingegnere elettronico Nicola Iadaresta, che in questo momento lo trovo un po' difficile trovarlo perché ho tante foto sull'iPad, però ve lo metto sul video, ve lo metto nel video, lo potete vedere, una foto in bianco e nero. Vi saluto, grazie e arrivederci.